Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 23 aprile. Insomma, ieri ho esordito dicendo che mi sembravo come quelli che vanno contromano, no? E in realtà pensano che siano gli altri ad andare contromano, mentre sei tu che sei contromano, il pazzo sull'autostrada. E devo veramente ringraziare tutti quanti voi perché, insomma, evidentemente questa mia sensazione non è solitaria. E comunque ieri quel video, come tutte le zuppe che faccio da qualche anno, ha avuto una certa eco. E comunque ieri abbiamo festeggiato 1 milione di persone, 1 milione di persone che hanno visualizzato tra Facebook, YouTube, il sito nicolaporro.it e Instagram quel video. Quindi 1 milione di persone ovviamente per me sono un numero incredibile e vi ringrazio tutti quanti. Adesso questa zuppa verrà vista non so da quante persone, però insomma per me è un numero che mi dà un po' di forza nel continuare a fare questa diciamo rassegna stampa mattutina, perché questo è una rassegna stampa mattutina che prende spunto dai giornali e cerca di darvi una lettura un po' diversa rispetto al giornale unico del virus. In questo momento è particolarmente identico il giornale unico del virus e la televisione unica del virus, perché siamo tutti straordinariamente spaventati. Siamo spaventati da una malattia che non conosciamo, i medici sono straordinariamente ignoranti nel senso tecnico del termine nel capire le cure e le diffusioni di questo virus, ma sono tutti convinti, i policy maker, cioè quelli che decidono, che dobbiamo stare rintanati a casa perché questo virus altrimenti ci ucciderà tutti. Il tema è esattamente questo, una grande paura, e alimentare questa grande paura permette di adottare scelte drastiche che in altri tempi noi non avremmo mai accettato. Giusto o sbagliato che sia, non lo so, quello che so è che dobbiamo rispettare le leggi. Io però continuo a urlare che forse se noi continuiamo a dire minchiate sui giornali e a drammatizzare la questione, rendiamo più semplice riduzione delle nostre libertà. Una tra tutte è quella che oggi Tesauro non affronta sul Mattino, e così entriamo nella nostra, diciamo, rassegna stampa, perché l'imminente costituzionalista oggi sul Mattino in 120 righe ci spiega per quale motivo è tutto costituzionale quello che ha fatto il governo Conte. Quindi partiamo dalla cosa forse meno interessante dei giornali di oggi, ma più importante per i temi di libertà che noi affrontiamo in questi giorni. Quindi dice Tesauro perché la Costituzione protegge la salute come diritto fondamentale. Io penso che anche la libertà, la proprietà privata e l'individuo lo siano altrettanto, e anche la propria libertà di scelta, ma lasciamo perdere. Ovviamente io devo rispettare quello che dicono i giuristi che conoscono molto meglio di me la Costituzione, dice, e poi sostanzialmente c'è il codice della protezione civile che assegna dei poteri particolari al Presidente del Consiglio in caso di emergenza. Insomma, dice che la procedura è stata perfettamente rispettata, motivo per il quale con un decreto amministrativo siamo tutti quanti agli arresti domiciliari. Sia chiaro, decreto amministrativo, e sostengo anche con il Mattino di una settimana fa, con una sola votazione parlamentare che non è entrata nel merito della violazione delle nostre libertà, ma soltanto degli scostamenti di bilancio. Per Tesauro questo va benissimo perché è un'emergenza e quindi in virtù di questa emergenza questo poteva essere fatto. Io mi ricordo molto bene un libro di storia che forse qualcuno dei nostri studenti oggi ancora adotta, di un comunista che è Villari, in cui ci spiegò, adesso ovviamente i paragoni non si possono fare in maniera così dura, la fascistizzazione dello Stato. Villari, un vecchio comunista che scriveva su un libro rosso la storia dell'Italia. E beh, insomma, lui raccontò che in realtà l'ascesa al potere di Mussolini fu fatto rispettando perfettamente lo Statuto Albertino. Quindi quello che voglio dire a tutti quanti voi che mi ascoltate, forse sta rispettando la Costituzione, dubito, altri costituzionalisti sul Tempo dicono il contrario, ma quello che è del tutto evidente che questo, che non è perché una maggioranza stabilisce qualche cosa in Parlamento, beh, la decisione sia necessariamente una decisione liberale. Cito, aperta parentesi, chiusa parentesi, Karl Popper. Bene, andiamo su altre questioni, oltre a quella di Tesauro, che comunque vi invito a leggere perché bisogna conoscere esattamente anche le norme con le quali Conte ha fatto questa sua straordinaria rottura rispetto alle regole. E l'altra straordinaria rottura, ragazzi, è che non ci si capisce nulla, ma possiamo dirlo, possiamo veramente dirlo che non ci si capisce nulla su quello che sta avvenendo. Oggi, se leggete i giornali, l'unica cosa che si capisce è che dal 4 maggio non si potranno fare spostamenti da una regione all'altra, però non si capisce bene come potranno aprire i ristoranti, che non dovrebbe essere il 4, come potranno riaprire i bar, come potranno aprire i trasporti pubblici. Marco Zucchetti oggi sul giornale, per esempio, dice una cosa sacrosanta, e cioè che dalla task force di Colao, che doveva
sapeva dirci esattamente come fare, eccetera, è uscito un brodino annacquato. L'unica cosa che hanno provato a dire quelli della task force di Colao è che non dovevano lavorare il pezzo migliore oggi, secondo me, di sintesi, quello di Zucchetti, il fondo del giornale, che non dovevano lavorare quelli che hanno più di 60 anni, che è anche un'opzione non sbagliata nella razionalità, ma nella sostanza bisognerebbe spiegare a Colao e ai grandi tecnici, Giovannini, come si chiamano, tutti quelli che sono là, che cosa vuol dire in questo paese non far lavorare gli over 60 anni. Cioè, già non facciamo uscire quelli che sono considerati vecchi, poi non facciamo lavorare gli over 60 anni e poi magari facciamo lavorare Conte e Casalino, sono loro che decideranno come mandare avanti questo paese. Beh, insomma, io sarei un po' attento nel prendere decisioni. Cioè, se qui distruggiamo i ristoranti come li stiamo distruggendo, perché quello che ha deciso il governo vuol dire distruggere i ristoranti, se distruggiamo i bar perché vuol dire distruggere i bar, se distruggiamo il trasporto pubblico vuol dire distruggere il trasporto pubblico in nome di questa grande emergenza, non cerchiamo di non... Ma forse sapete che c'è? Meglio anche distruggere la nostra classe dirigente, anche se quella privata è molto meglio di quella pubblica. Oggi Il Fatto Quotidiano non può che titolare nel modo più chiaro rispetto a tutti gli altri giornali. Oggi, secondo me, azzecca il titolo, la chiama fase 1 e mezzo, perché non c'è nessuna fase 2. Conte sceglie la prudenza. La prudenza di Conte, come l'ha definito Panarari, fantastico, l'Amleto che ha paura del braccino, come a tennis quando pensi di perdere, beh, insomma, in realtà... Ragazzi, è del tutto evidente che questi qua hanno deciso di aprire il meno possibile e di navigare, come si suol dire, a vista. Il problema è che le aziende non possono navigare a vista, non possono aspettare Conte. Oggi sul Sole 24 Ore c'è una ricerca del Sole 24 Ore sull'industria meccanica italiana, l'8% del PIL, scrivono 1,6 milioni di addetti. Le aziende dell'industria meccanica hanno perso 1,7 miliardi di fatturato al giorno! 1,7 miliardi di fatturato al giorno. Capite che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci sono disoccupati che alla fine andranno e faranno toc toc! Conte! Casalino? Colao? Sessantenni? A me lo stipendio chi me lo paga? Oggi la Repubblica, non bisogna drammatizzare, ma oggi la Repubblica fa un tocco molto semplice, e cioè il suo apertura della Repubblica, ieri era meno 15%, ve lo ricordate, il PIL, oggi fa esattamente la conseguenza di quel meno 10%, 10 milioni a rischio povertà, e non ci sarà nessun MES, nessuna Europa, nessuna Bruxelles, nessun fondo di solidarietà, 10 milioni di rischio di povertà, se la beccano qua in faccia. E poi tutti questi che si preoccupano, porro, ma esageri, la vita degli uomini rispetto alla salute, eccetera. I 10 milioni adesso li portate voi da mangiare, sarete belli chiusi da 40 giorni a casa vostra cagandovi sotto. Nei prossimi 40 giorni, sapete perché dovete stare chiusi a casa vostra cagandovi sotto? Perché questi 10 milioni vi vengono a prendere con i forconi, vi vengono a prendere con i forconi, perché la povertà vuol dire fame. Voi dite, stai esagerando, l'Italia non ha fame. Ieri mi ha scritto una mail qualcuno, Nicola, non esagerare, l'Italia non ha fame. Ragazzi, ma voi vi rendete conto che non è fatta soltanto da dipendenti pubblici che vivono qua a Roma, l'Italia, non è fatta soltanto da consiglieri di Stato, da Tesauro, da Porro, da Feltri, è fatta anche da persone che hanno un bar, hanno una macchina NCC, hanno un appartamento in affitto, hanno una pensione da 300 euro e che cercano di fare 2 euro e in questi 2 mesi non hanno fatto neanche un euro, o non ve ne rendete conto? Quello che sta avvenendo in questo momento è che è stata fatta una gigantesca patrimoniale sui nostri risparmi. Sapete perché? Forse oggi glielo voglio proporre a Sallusti se ve lo fa scrivere, perché cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto agli italiani fermatevi, per 2 mesi non potete lavorare e quindi mettete i vostri risparmi per campare, ma il problema è che questa patrimoniale è stata spesa per che cosa? Per prendere le robe da mangiare. Io la trovo una cosa incredibile. Comunque, l'altra vicenda della giornata è che sarebbero stati scarcerati i mafiosi. Lega e Meloni arrabbiatissimi hanno scarcerato i mafiosi. E devo dire la verità, l'idea che siano stati scarcerati i mafiosi perché è stata fatta una circolare di Bonafede, la circolare di Bonafede è stata fatta il 21 marzo e poi dei tribunali di sorveglianza, in particolare quelli di Milano, hanno scarcerato 3 mafiosi. E, Travaglio dice la scarcerazione è dovuta a un simpatico giudice di sorveglianza di Milano, lo fa facendosi scudo di Bonafede, che invece dice l'opposto. Ovviamente Travaglio legge le cose soltanto salvando Bonafede, Conte e Casalino, che sono il suo nuovo punto di riferimento. La realtà, signori, è molto semplice.
semplice, perché poi Travaglio dice: ah, il giudice, il simpatico giudice di Milano, cioè quando Travaglio critica un giudice lo considera simpatico, ovviamente qua è a difesa del suo ministro dorato Bonafede, ma il punto sapete qual è? Che io per una volta in vita mia, ascoltate bene, do ragione al magistrato, perché intanto c'è una circolare del ministro e quindi le circolari del ministro si seguono fino a prova contraria, e poi vi voglio raccontare, io ne so una di questi tre scarcerati perché l'ho letta su un giornale, uno di questi tre scarcerati ha 78 anni, è pieno di patologie, 78 anni pieno di patologie, e fra 8 mesi, questa è la cosa fondamentale, esce dal carcere per fine pena. Ma di che stiamo parlando? Mi dite di che cosa stiamo parlando? Questo esce dal carcere fra 8 mesi. Questi gli hanno anticipato l'uscita dal carcere. Voi potrete dire: beh, intanto occupiamoci, come penso io, facciamo uscire dal carcere quelli in attesa di giudizio, tutto quello che volete. Ma adesso questo scandalo, lo dico ai miei amici Meloni, Salvini, Travaglio e tutti gli altri, ma perché non vediamo che uno che deve scontare la pena, sì, forse sarebbe stato giusto per me scontare tutta la pena, perché è meglio sempre scontare tutta la pena, ma non stiamo parlando di Totò Riina che esce dal carcere, perché se no non sarebbe uscito fra 8 mesi. Mi risulta che quelli che stanno all'ergastolo non escono fra 8 mesi, soltanto per mettere le cose come stanno, poi fate quello che pensate, quello che volete. Nel frattempo trovo straordinaria questa cosa di Cremona, anzi non è di Cremona, ve la dico perché questa è un'altra delle robe che mi fanno impazzire, è di Gallignano in provincia di Cremona, 13 persone in una parrocchia e un mito, Don Dino Viola, il parroco, un mito, uno che io vorrei conoscere per stringergli la mano, ma non solo perché è un sacerdote, perché è uno che ha 2 palle che gli fumano, ma gli fumano! E che cosa ha fatto? Ha detto: io faccio, che faccio di mestiere nella vita? Il sacerdote. E cosa succede? Che celebro una messa, la messa la celebro con 13 persone, non 500 persone, 13 persone, tutte distanziate, tutte con la mascherina, arrivano 2 carabinieri che interrompono la celebrazione di Don Dino Viola, la interrompono e gli dicono: lei non può. E lui gli risponde: guardi che noi stiamo pregando, non mi interrompa. E loro gli dicono: allora dobbiamo fare il verbale. E lui dice: pagherò la multa. Don Dino Viola, un esempio di libertà in un paese di cinesi. Don Dino Viola, un mito totale. Tra l'altro questi qua, i carabinieri, gli dicono: li passo il coso, e fanno l'accertamento alle 13 persone, faranno la multa ai 13 fedeli, porca puttana, questo è il mondo in cui viviamo, e voi siete là che non urlate, e non state con Dino Viola, siete dei pazzi, anche se siete buddisti, induisti, musulmani, dovreste stringere la mano a Don Dino Viola, perché è la nostra libertà, difende la nostra libertà più Don Dino Viola che 500 inutili fondi sui giornali, che 500 intellettuali, che 25.000 interviste, un prete che si deve nascondere nelle catacombe per poter difendere la libertà di culto in questo paese di pazzi. È il mio mito laico, radicale, come direbbe Pannella, non violento. Tra l'altro, scusatemi, qualcuno potrebbe fare l'obiezione: ragazzi, ma è vietato, perché i preti possono fare quello che non possiamo fare noi? Non è vietato, perché oggi leggo con chiarezza il DPCM, perché caro tesauro ci sono i DPCM che stabiliscono le nostre libertà, cosa stabilisce? Che il DPCM del 10 aprile, che è possibile entrare in un luogo di culto, è possibile entrare in un luogo di culto, e che si entra a fare nel luogo di culto oggi, secondo voi? A fare pipì in un bagno? A guardare una statua o a pregare? 13 persone che sono entrate in un luogo di culto sono state multate, e Don Dino Viola invece là che ha detto: mi multi ma mi faccia finire la mia messa. Nel frattempo sapete che cosa c'è? I vescovi zitti e muti, come spesso avviene. Il popolo che rappresenta, è rappresentato, diciamo, dai non eletti, è sempre molto meglio di chi lo governa. È un dramma, anzi purtroppo questo dramma quando avviene è ancora più increscioso. E nel frattempo ovviamente il governo dà la possibilità ai partigiani, lo leggo oggi sulla prima pagina del Tempo, punta solo su quel Tempo, l'Ampi può celebrare il 25 aprile. Io non voglio neanche entrare, non voglio leggervi il pezzo di Yuri Maria Prado che ci spiega politicamente sul Libero perché il 25 aprile in realtà è una festa non festa, per il semplice motivo che nasca da un equivoco il 25 aprile e che noi non ci siamo liberati
liberati grazie alla resistenza, ma grazie agli americani, sostiene Yuri Maria Prado. Ma questo è un altro tema. Il tema mio fondamentale è: in un paese in cui Don Dino Viola non può celebrare la messa con 13 parrocchiani, anzi 10 parrocchiani e 3 chierichetti, in quel giorno, nonostante sia permesso da un DPCM del 10 aprile, noi abbiamo un governo che la religione laica della resistenza permette ad essa di fare tutto quello che vuole, e cioè di celebrare quello che gli altri non possono celebrare. Siamo in un mondo in cui non si celebra il funerale, non si piangono i morti, non si leggono le liturgie con 13 persone, ma invece si può sicuramente celebrare la resistenza. Vi piace questo mondo? A me no. Io vorrei che si celebrasse l'uno e l'altra, vi dico la verità, ma non è possibile che non si possa fare una cosa di questo tipo. Nel frattempo, intervista pensosa di Diego Della Valle al giornale, intervista bella, fatta bene, però posso dirvi una cosa, io mi sono rotto le scatole dell'imprenditore, come si chiama, di Cucinelli, che ci spiega dal borgo come rinascerà, intanto gira con i miliardi gli aerei privati, che fa bene a girare con gli aerei privati. Io vorrei girare solo con gli aerei privati, non ce l'ho con quelli che girano con gli aerei privati, ma io ce l'ho con i moralisti degli aerei privati, come non si devono chiamare radical chic, sono i plain chic, il private chic, i G8 chic, come si chiamano questi fantastici aerei privati, hanno rotto i coglioni. Godetevi i vostri aerei privati e non rompete le palle al capitalismo. Oggi Della Valle, ripensare il capitalismo, salute e sicurezza al primo posto. Bravo Diego, numero uno. Ti ringrazio dell'idea che salute e sicurezza sono al primo posto, come tu hai sempre fatto nelle tue aziende. Non è che cambia oggi rispetto a ieri. Sono certo al 100% che nelle tue aziende in Romania e a Casetta d'Ete salute e sicurezza sono esattamente insieme. Ma ripensare il capitalismo vuol dire ripensare quel sistema che ha reso grande uno come te, e io vorrei che ce ne fossero 100 di Diego Della Valle, non uno. Quindi io non ripenso niente, io vorrei 100 situazioni simili a quelle Della Valle nei prossimi 10 anni, non una situazione come la tua, chiaro? Ripensare il capitalismo de che? Soltanto per fare una frase che fa piacere oggi, no, al politicamente corretto? No, non mi piace, non mi fa orrore. I capitalisti facessero i capitalisti, facessero i meccanici e portassero a casa più impiegati e più ore di lavoro per tutti, secondo me. Poi nel momento in cui i sindacati oggi, che cosa fanno? Repubblica di oggi, sindacati, sanzioni alle aziende che non garantiscono la salute. Quindi tutti d'accordo, ma sapete come finisce? I sindacati, nel momento in cui noi abbiamo tolto il diritto di libertà alle persone di muoversi, eccetera, i sindacati hanno le maggiori libertà possibili e quindi loro possono dettare legge. Noi individui facciamo schifo, i sindacati oggi in un momento di emergenza sono quelli che stanno lì a ricattare attraverso il loro potere contrattuale, che non dipende dai loro dipendenti, scusate il gioco di parole, ma dei pensionati iscritti a loro, l'andamento dell'economia italiana. Incredibile. Oggi Consiglio UE per tutte le questioni che riguardano il MES, il pezzo migliore di oggi, guardate, definitivo. Cerasa dice i cialtroni che vogliono tutto subito, Letta dice se non accettiamo, su Repubblica, se non accettiamo il MES arriverà la patrimoniale. L'unico pezzo buono oggi è quello di Sommella, direttore di MF, che dovete leggere, perché in 20 righe vi spiega 1000 cose. Prima cosa, questo MES ci darebbe 36 milioni? No, perché 14 li abbiamo dati noi, quindi 22 netti. Prima questione, il che può anche essere utile, ma il punto è: finita la pandemia, termina la carità, come inizia Sommella. Sì al pacchetto aiuti dell'Eurogruppo, oggi arriverà probabilmente, quindi il sì al MES, allo SURE, alla BEI, al Recovery Fund, che non riusciremo mai a capire che cosa sono tutti questi aiuti, ma Sommella ci spiega una cosa fondamentale. Sapete qual è l'unico aiuto che veramente sta funzionando da subito? È quello impostato da Draghi, che si chiama acquisto di titoli di Stato pubblici italiani da parte della Banca Centrale Europea. Oggi magari è un titolo diverso, però è il programma OMT. Allora Sommella spiega una cosa, sommessamente, che tutti gli altri giornaloni non ci hanno spiegato: se noi non diciamo sì al MES, se noi usciamo dal MES, non avremo più la Banca Centrale Europea che ci compra i titoli di Stato. Quindi sapete che vuol dire? Che siamo nella merda fino al collo se diciamo no al MES, a proposito di condizioni e di situazioni in cui siamo incastrati. Quindi per forza dovremo aderire al MES. Tesi di Sommella, oggi sono 30 righe che vi spiegano come stanno le cose molto meglio di tutte le pippe che si fanno gli altri. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle oggi qualche giornale ne parte, soprattutto in prima pagina il Fatto Quotidiano, ci sono 4 leader in corsa: il debole Crimi, Fico, Di
Maio, Di Battista e sarebbe in corsa anche lo stesso Conte. Io direi che per oggi è tutto, oggi ci aggiorneremo perché sul sito nicolaporo.it commenteremo veramente il Consiglio Europeo. Un grande abbraccio a tutti quanti voi e come sempre molte grazie per seguire con tanta attenzione la Zuppa di Porro. Un milione di persone mi rendono orgogliosissimo di quello che facciamo tutte le mattine da 5 anni. Ciao!